La scorsa settimana ho portato la recensione del libro di John Bogle, The Little Book of Common Sense Investing, che in italiano si intitola in altro modo. Vabbè, lasciamo stare. E avevo promesso che questa settimana invece avrei portato un'altra recensione su un altro libro che era in disaccordo o comunque non era molto d'accordo con questa strategia. In realtà non è che sia completamente in disaccordo con la strategia di John Bogle, ma dice in effetti che c'è una soluzione migliore, che questo è un po' poco utile rispetto a uno stock picking fatto bene. Il libro di Filippo Cittadina, no, scherzo, il libro è di Phil Town, ma era da tanto tempo che non facevo una battuta stupida come questa, si intitola Rule One Investing e l'ho trovato un libro da pollice in su secondo me. Penso che molti value investors lo troveranno interessante, anche se Phil Town non si considera un value investor. Anzi, è un'etichetta che reputa un po' fastidiosa. Rule One Investing si riferisce alla regola numero uno di Warren Buffett: mai perdere soldi. Tra l'altro, il link affiliato Amazon, nel caso tu volessi andare a acquistare questo libro, è qui sotto nella descrizione. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosina di un po' più formativo. Come in questo video dove cerco di portarti a conoscenza delle mie impressioni e appunto di portarti a una recensione relativamente a un libro e in questo caso Rule One Investing di Phil Town. Prima di cominciare con la recensione ti ricordo che puoi sempre andarmi a seguire anche sul mio blog che è all'indirizzo www.risparmioinvesto.com dove pubblico due volte a settimana, ogni lunedì e ogni sabato, degli articoli. Dacci un occhio! Il libro in realtà è stato pubblicato abbastanza in là nel tempo, o per meglio dire, non è che nel 1415, insomma, pur essendo un libro del 2007, ma comunque essendo di 13 anni più in là, è un po' più indietro rispetto al mercato odierno, dalle dinamiche del mercato odierno. Per cui non è anacronistico, ma ha qualcosina un po' di più nel passato. Prima voglio parlare degli aspetti positivi e poi andiamo a vedere anche le parti critiche del libro, che io reputo comunque un must da leggere. Infatti, anche se questo non fosse il nostro stile di investimento, avremmo un manuale molto pratico in cui vengono spiegati molti indicatori dell'analisi fondamentale, dove andare a trovarli o in alternativa come calcolarseli per conto proprio da dati facilmente reperibili online. E infatti, questo è, secondo me, uno dei punti di forza di questo libro. Phil Town, pur osannandosi un po', è passato dall'essere una guida di rafting su canoa ad un investitore milionario. E anche se preferisco le persone umili, non credo che abbia torto a farlo capire se effettivamente i risultati che ha ottenuto con questo metodo sono quelli che lui dichiara nel libro. Il suo stile di investimento si basa molto sulle basi, doppia volta base, degli investimenti di Benjamin Graham e poi del suo discepolo, famosissimo Warren Buffett. Per cui sappiamo da dove viene e si può capire quali mezzi vuole usare, ma come accennavo prima, la cosa ottima è che lo spiega in maniera dettagliatissima, passo dopo passo. Praticamente si potrebbe dire, potrei definire che prende il lettore per la mano e lo porta a spasso spiegandogli minuziosamente cosa serve fare in ogni step. E per cui di questa conseguenza, e di conseguenza a questo, il secondo punto di forza è che propone un metodo ben definito da seguire alla lettera, senza perdersi troppo magari in lungaggini emotive su un titolo che si va ad analizzare. Aiuta a determinare per quale motivo, e qui cito dal libro in inglese, una persona dovrebbe trovare a good business at a reasonable price, una buona azienda a un prezzo ragionevole. Ma quali sono questi indicatori e soprattutto cosa vuol dire secondo Phil Town un prezzo ragionevole? Il titolo deve soddisfare, titolo in cui vogliamo andare a investire, deve soddisfare alcuni parametri. Degli indicatori che andremo a vedere a breve è che Phil Town chiama The Big Five e poi anche altri quattro parametri che sono le 4M, The 4M, che contengono anche il prezzo a cui acquistare, detto fair value, fair price, ma che Phil Town definisce lo sticking price. Per cui andiamo per ordine. I cinque indicatori che per lui sono dei fondamentali, sono i Big Five, sono il ROIC, Return on Invested Capital, e poi le growth di Equity Growth Rate, gli EPS growth rate, il growth rate del fatturato e il growth rate del free cash flow. Questi cinque numeri sono, secondo il libro, il primo screener, e sono solo il primo screener fondamentale, per togliere dalla massa, dalla melma, che si va ad analizzare, le azioni da mettere poi nella propria watchlist. E già qui
si capisce che i parametri che Filtown vuole utilizzare per i propri investimenti sono molto molto selettivi e devono rendere tanto nel futuro. Tutti questi numeri devono essere cresciuti negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni e nell'anno precedente all'analisi, almeno tutte quante del 10% a testa. Il ROIC è il numero secondo Filtown più importante perché indica che il CEO, l'amministratore delegato, sta investendo i profitti dell'azienda con criterio. Poi si passa alle 4M, il meaning, il moat, il margin of safety e il management. Per meaning si intende il capire il business in cui si va a investire. Se non si capisce neanche cosa si sta andando a comprare, di fatto stiamo diventando proprietari, anche se in piccola parte, di un'azienda che, di cui non andiamo a comprendere il business. Il moat, aggettivo usato anche spesso da Warren Buffett, è il vantaggio competitivo che deve essere per l'azienda che si va ad analizzare costante e duraturo nel tempo, per un business appunto che deve sempre andare a crescere in maniera continuativa. Poi il margin of safety, che è quel margine di sicurezza che ci permette di capire prima di tutto il valore intrinseco del prezzo dell'azienda, per cui anche capire quanto al di sotto di questo prezzo si vuole andare ad acquistare. Filtown vuole alla metà del prezzo del fair value, per essere il più coperto possibile nel caso le cose non andassero così come programmato, perché nel mondo azionario si sa, gli imprevisti capitano sempre. Infine, il management. La sincerità, ad esempio, con cui il management pone gli errori dell'azienda e come questo pensa di risolvere. In particolare in questo, il ruolo del CEO, dell'amministratore delegato, è secondo Filtown fondamentale. Con questi 9 passaggi si possono tranquillamente ottenere guadagni che sono al di sopra del 15% anno secondo Filtown. Il debito avviene come ultima cosa ed è un aspetto poco importante secondo l'autore, perché se l'azienda riesce a soddisfare questi 9 elementi sicuramente sarà anche un'azienda che secondo lui sarà capace di pagare il debito con 3 anni di massimo di tempo con i propri asset a lungo termine. Se questi 3 anni non possono essere rispettati, allora si rimuove l'azienda dalla watch list. Per cui, come si può vedere in questo libro, si dà un chiaro e percorso ben definito, con poca fuffa. Un libro che mi è piaciuto moltissimo, però, come dicevo prima, ci sono anche delle cose negative. Prima di tutto, l'autore dice che per fare questa attività bastano 15 minuti a settimana per ottenere il 15% annuo del proprio portafoglio. Secondo me è un approccio troppo semplicistico, soprattutto dopo la pappardella esplicativa fatta nei capitoli precedenti. Di roba da fare ce n'è tanta. Inoltre è una tecnica che non si adatta all'investitore medio, comunque non a tutti, perché la maggior parte degli investitori, nella maggior parte dei casi, vorrebbe dire che dovrebbe andare a accumulare capitali per anni fino a che non si trova un business che soddisfi tutti questi parametri. Ultimo punto, il 15% anno, pur essendo un ottimo risultato, secondo me non è uno di quei rendimenti stratosferici, dato che investitori preparati, molto esperti, con una discreta diversificazione, con un'analisi dei titoli fatta bene, secondo me riescono a ottenere questi risultati senza aspettare così tanto tempo per poter investire. Tra l'altro, una lungaggine che Filtown critica per chi segue invece le teorie di Bogle, come dicevo all'inizio del video, dove acquistare un fondo a gestione passiva, ad esempio che segue l'S&P 500, più o meno dà quel 9-10% anno, ma con degli anni in cui i drawdown sono talmente alti da necessitare di molti anni in alcuni casi per recuperarli, e qui Filtown citava alcune crisi parecchio importanti, se non sbaglio citava anche quella del petrolio degli anni 70. Altro lato negativo, che secondo me è molto importante, non ci sono dati tali da supportare questa tecnica e che abbia effettivamente dato questi ritorni a Filtown, non c'è nessun grafico, nessun dato statistico, per cui un po' il dubbio in testa torna. Nulla toglie che consiglio il libro perché con grande semplicità va a insegnare, per cui si imparano tante cose su come analizzare le aziende. Ultimo svantaggio, il libro è solo, o per meglio io l'ho trovato solo in lingua inglese, per cui per chi non mastica tanto bene la lingua è un limite. Ma vi posso assicurare che si tratta di un inglese molto semplice e che è fatto di termini per lo più utili e di conoscenza a tutti gli investitori, perché li utilizziamo molto spesso in lingua originale. Ricordo che il link affiliato Amazon, nel caso lo volessi acquistare, è qui sotto nella descrizione del video. Bene, eccoci arrivati alla fine anche di questa recensione e di questa piccola finestra su un libro che io personalmente ho trovato molto pratico e molto interessante. Uno stile investimento, secondo me, che non è per tutti, soprattutto per le persone poco pazienti, come ero io un annetto fa, ma che effettivamente potrebbe portare
ha degli ottimi ritorni se effettivamente quello che dice Filtown è vero. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, per favore, ti chiedo la cortesia per l'algoritmo di YouTube di lasciare un pollice in su, perché lui non se ne accorge, ma tutti quanti noi sì. E poi di lasciarmi anche le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Come sempre, se il video ti è piaciuto, di solito un pollice in su, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e clicca la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!